così. Sono un fantastico team. Aiutare e salvare chi è in difficoltà. Questo è il sogno che ognuno di loro ha. Oli! Coraggioso più che mai. Rai! Forte anche in mezzo ai guai. Amber! È davvero dolce, sai. Ellie! Guarda come vola su nel cielo blu. Il risultato è assicurato. Robocar Poli risolveranno qualunque danno, puoi starne certo, è così. Affiatati, organizzati, Robocar Poli, la squadra che ti aiuta è Robocar Poli. Il ladro di gomme. È un trucco di magia. Ta-da! Ah? È magnifico, vero? Ero qui alla stazione quando l'ha colpita un fulmine e l'ha magnetizzata. È davvero spettacolare! Ci ha svegliati all'alba solo per farci vedere un trucchetto di magia. Non è magia, l'ha trasformato in un magnete. Ok, e come? Ecco, vedete, è un po' difficile da spiegare. Sei sicura di saperlo? Certo che lo so, è che non voglio spiegarlo adesso. Oh? Squadra di soccorso, qui è Jean. Jean, qualcuno mi ha svaligiato il negozio. Svaligiato il negozio? Cosa? Qualcuno mi ha rubato le ruote. Cosa? Guardate che scempio hanno fatto con le mie gomme. È assolutamente oltraggioso. Si calmi, signor Wheeler. Sa dirmi cos'è successo esattamente quando è arrivato al negozio stamattina? Allora, vediamo. Sono arrivato in negozio prima dell'alba. Ho notato un'ombra che si muoveva nell'oscurità. Ero spaventato, ma mi sono avvicinato lo stesso e il farabutto è scappato. È riuscito a intravedere il volto del colpevole? No, non potrei esserne sicuro. E ha notato qualcosa di strano o qualcuno a girarsi qui in questi ultimi giorni? Un momento. Cleany! Cleany? Stavo facendo il mio inventario giornaliero come sempre. 19, 20, 21, 22... Quando all'improvviso ho avuto la sensazione di essere osservato. Mi sono girato e... c'era Cleany! Oh? Che cosa ci farà là fuori? Oh, sarà meglio che torni più tardi. Tutto qui? Non è abbastanza? Non trovi che sia strano? Niente affatto. Eh? Magari voleva acquistare una ruota. Se avesse voluto comprare una ruota, avrebbe dovuto dire qualcosa invece di fissarmi in quel modo. Vi assicuro, era davvero strano. Cleany ha difficoltà a parlare con gli altri perché si vergogna. Potrebbe essere una farsa. E se per caso stesse facendo finta e in realtà fosse un noto criminale? Io non credo. Ma sarà meglio parlare con Cleany, in ogni caso. Il signor Wheeler mi crede un sospettato, ma io sono innocente! È solo che trovavo il negozio un po' sporco, ma ero troppo imbarazzato per dire qualcosa e quando mi ha visto sono fuggito via! Non crederete che io lo abbia davvero rapinato, no? Sta tranquillo, Cleany. Volevo solo che mi raccontassi come sono andate le cose ieri. Bene. Cleany? Sì, ora che ci penso, ho visto qualcosa. Ieri, mentre mi allontanavo dal negozio del signor Wheeler, c'era anche qualcun altro. Chi era? Era Posty. Posty, perché sei così sorpreso? Non è nulla, non importa. E poi è andato via. Voi non trovate che sia strano? Interessante. Sarà meglio che vada da Posty a chiedere spiegazioni. Credete che io abbia rubato una ruota? Sta tranquillo. Beh, se volete saperlo, stavo consegnando un pacco regalo al negozio della signora Green. Hai detto un pacco regalo? Posty? Scusa, sì, è un pacchetto regalo.
regalo! Non parlatene con nessuno perché è una sorpresa! Io stavo solo facendo il mio lavoro! D'accordo. È assurdo che Cleany abbia pensato che io avessi rubato una ruota! Oh, cielo! Visto? Non è colpa mia! Anche se fosse così, non avrebbe potuto rubare le ruote dopo aver consegnato la sorpresa! No, non ci credo! Perché vuoi far ricadere la colpa su di me? Forse perché le hai rubate tu? Non sono un criminale, sono innocente! Ho buone ragioni di credere che Cleany sia il criminale! Non lo sono! Lo giuro! Smettetela tutti quanti! Secondo me Cleany e Posty non sono affatto coinvolti! Cosa? Date un'occhiata! Come vedete, le tracce dello pneumatico sono macchiate di benzina. Chiunque sia il colpevole stava cercando la benzina. Cercando la benzina? Allora... sì! Non può che essere il signor Baffo! Cosa glielo fa dedurre? Qualche giorno fa il signor Baffo era nel mio negozio in cerca di un ruotino. Lui possiede una vecchia auto che è alimentata a benzina. Ma la gomma che ha lasciato queste tracce non può essere quella del signor Baffo. È Cap! Cap! So che Cap ha cambiato le gomme qualche giorno fa. Posty, Cap non va a benzina. E che ne dite di Spooky? Perbacco! State accusando i vostri amici senza alcuna prova effettiva. Perché a pensarci bene, tutti potrebbero essere tutti sospettati. Lasciate che sia io a condurre le indagini. Che cosa dice, Jean? Le tracce di pneumatico non sono prove sufficienti. Ci sono oltre 100 auto a Broomtown che usano questo genere di ruota. La faccenda si complica. Oh, non posso crederci! Un ladro a Broomtown! Ascoltate, c'è una cosa ben peggiore della rapina in sé. Di che si tratta? Tutti quanti stanno puntando il dito contro qualcuno. Il signor Wheeler sospetta di chiunque sia andato al suo negozio. Posty e Cleany si accusano a vicenda. E alcuni iniziano a sospettare dello stesso signor Wheeler. Quel vecchietto sostiene che ho rubato nel suo negozio, invece io dico che sta pianificando una truffa. Non ci credo. È come se la gente di Broomtown non si fidasse più dei suoi concittadini. Il signor Wheeler non potrebbe aver fatto male l'inventario? Oppure magari le ha vendute e lo ha dimenticato? No, Roy. Ho controllato due volte la lista delle gomme. Forse le fotografie che ho scattato potrebbero aiutarci. Ne ho fatte molte. Hai avuto una grande idea! Ellie, hai pensato alle foto senza fare le indagini? Che cosa? Stavo solo raccogliendo delle prove cruciali, giusto, Polly? Sì, sì, diciamo. Oh, quello che cos'è? Grazie, Ellie! Dove va? Non lo so. Perciò è stato Spooky. Bacchetta magica! Dove sei? Bacchetta magica! Dov'è la mia bacchetta? Ho trovato il ladro! Prendete il ladro! Spooky! Santo cielo! Spooky! Sei tu che hai rubato le mie ruote! È stato Spooky! No, non ho fatto niente! Davvero, non sono un ladro! Mantenete la calma! Spiegatemi che cosa sta succedendo! Te lo dico io! Abbiamo acciuffato il ladro! Ero stanco di essere accusato ingiustamente! Anche io! Oh, mi dispiace. Avrei dovuto trovare prima questo indizio. È la mia bacchetta magica! Spooky, dimmi, per favore, che cosa è successo? Non ti avvicinare, Polly! Prima che attiri anche te! Cosa? Che cosa stai dicendo? Non so cosa sia successo. Ricordo che sono stato colpito da un fulmine e all'improvviso sono diventato così.
Un fulmine? L'ha colpita un fulmine e l'ha magnetizzata. Ah, adesso so che cosa è successo, signor Wheeler. Il ladro non è Spooky, è il fulmine. Cosa? Ricordate la tempesta che c'è stata l'altra sera? Spooky è stato colpito da un fulmine ed è diventato un magnete. Le gomme si sono attaccate a lui mentre passava davanti al negozio. Lui non c'entra niente. Spooky ha tentato di togliersi le gomme di dosso, ma poi è arrivato il signor Wheeler e lo ha visto. Fermo, ladro! Le urla del signor Wheeler hanno spaventato il povero e confuso Spooky, che è scappato. Ed ecco la soluzione al mistero. Non è così, Spooky? È questa la verità? Sì. Volevo restituire le ruote, ma in città era iniziata una vera e propria caccia al furfante. Oh, povero Spooky! Comportandomi in modo così sospettoso, ho ferito moltissimi amici. Anche io! Scusa! Ora abbiamo imparato che è sbagliato sospettare degli amici senza avere prove. Beh, il malinteso è tutto chiarito ormai. Ridammi le mie ruote. Vorrei tanto, ma sono attaccate e non si vogliono staccare. Ha ragione. E ora che cosa facciamo, Polly? State tranquilli. Risolveremo il problema alla stazione di controllo. Funzionerà davvero, Jean? Ma certo! Quando il macchinario avrà assorbito l'energia del fulmine, il tuo problema sarà risolto. Non temere, Spooky. Fidati di me. Iniziamo! Wow! Erano davvero pesanti! È vero! È come dicevi, Jean! Esatto! Ora sei salvo, Spooky! Bentornato da Calamitopoli! Bentornato! Grazie tante! La prossima volta che ci sarà una tempesta, il sottoscritto resterà a casa! Avete visto? Non ci sono ladri a Broomtown! Io ne ero certo!